per favore. Итак, allora, prendiamo un bicchiere dello yogurt. Taglio bene, sì, solo che è ancora presto. Prendiamo un bicchiere dello yogurt e lo mettiamo. Questo è lo yogurt americano. Sergei Vladimirovich, faccia vedere che questo yogurt è americano. Su, su, su. Io auguro a tutti la felicità. La mente, dai, metti, metti lo yogurt. Veloce, veloce. Yogurt, yes, it is, it is well, it is very nice. Dai, dai, metti lo yogurt, metti lo yogurt. Un bicchiere dello yogurt americano. Io auguro a tutti la felicità. Io auguro a tutti la felicità. Un bicchiere. Io auguro a tutti la felicità. L'umore, l'umore giusto. Piano la mente, non ti distrarre. Mezzo bicchiere della panna. La mente si distrae sempre. Mezzo bicchiere della panna. Mente, ricomponiti. Mezzo bicchiere della panna. Panna ucraina. Panna ucraina. Oh, panna ucraina. Panna ucraina. Ti capisci? È la panna ucraina. Con l'accento armeno. La lingua ucraina è difficile. È molto buona la panna ucraina. Buona, buona, buona. Basta, basta, mente. Io auguro a tutte la felicità. Sono predisposto bene. Mangiare, mangiare. Tu non vuoi mangiare, tu adesso stai cucinando. Ora un cucchiaino dell'uva passa. Mescoliamo, mescoliamo. Io auguro a tutti la felicità. Sono intelligenza. Uva, uva, uva. Prendi l'uva passa, dai. Mente, non ti distrarre. Dai, metti. Io auguro a tutti la felicità. Caro, ascolta me, ascolta me. Io auguro a tutti la felicità. Così, così, giusto, giusto. L'uva passa, è andata, è andata. Un cucchiaio basta. C'è un detto, l'uva passa non guasta il pasto. Giusto, caro? Un buon detto georgiano. Ora abbiamo l'albicocca spagnola. È già tagliata. Mente, sintonizzati con l'onda spagnola. Spagnola? Signorita? Buonasera. Signorita. Buonasera. Io auguro a tutti la felicità. L'umore giusto, su. L'umore, l'umore. Balliamo, balliamo. Queste erano le albicocche. Sì, era l'albicocca. Mescoliamo, mescoliamo, non pensiamo a niente. I riflessi dicono voglio mangiare, ma non si può. No, no, non mangiamo, ancora non è pronto. Facciamo finta di non aver fame. Ora è arrivato il momento per i datteri. Abbiamo i datteri dall'Italia. È molto buono. No, 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 non è ancora pronto. Calmo, mente, calmo. Io auguro a tutti la felicità. Mescoliamo e auguriamo a tutti la felicità. Aggiustiamo il nostro umore, aggiustiamo. E ora? Veloci, veloci, tempo. Ora, ora, le spezie, dai, dai. Bisogna mettere il cardamomo. Quanto? Va bene, due volte meno. Abbiamo il cardamomo dalla Francia. L'importante è non esagerare. Io auguro a tutti la felicità. Io auguro a tutti la felicità. Io auguro a tutti la felicità. Aggiustiamo l'umore, aggiustiamo. E questo di dov'è? Cannella dalla Russia. Russia. Non serve molta cannella. Basta, basta. No. È uscito bene, ragazzi. Tu mescola l'Ucraina, l'Ucraina. Ci troviamo in Ucraina. Io auguro a tutti la felicità. Questa ricetta si chiama Elisir. È composta dai prodotti dolci. Mescola alla Dnipropetrovsk.
con tenerezza, dolcemente. Agne proprio trost, tutta la gente è tenera. Io auguro a tutti la felicità. È uscita la pietanza dolce. Secondo la Ayurveda, il cibo dolce va mangiato la mattina. Quando la persona mangia la colazione fatta di questi prodotti, per tutta la giornata avrà un buon umore, sarà felice. La Ayurveda raccomanda di mangiare proprio così, la panna, lo yogurt, i datteri, l'uva passa. Abbiamo dimenticato il miele. Il miele da dove viene? Dalle api, dalle api. Questo non sono semplici. Il miele, la cosa più importante, l'abbiamo dimenticata. Veloce, veloce, ape, mescola il miele, dai. Io auguro a tutte la felicità. La mente si concentra sull'ape. L'ape simboleggia il pensiero positivo. Va sempre verso il miele. La mosca è il pensiero negativo. Anche lei vorrebbe del miele. Sì, però viene attratta da qualcos'altro. Eh sì, vede giù qualcosa di poco chiaro, ci va? Deve chiarire la questione. Oh, ci si incolla. E in questa questione nascono i figli, senza aspettarlo. Invece l'ape vola verso il miele, meglio essere un'ape. Non abbiamo mai avuto nel nostro studio un piatto così internazionale. Ripetiamo magari per i telespettatori cosa ci è successo qua sotto la fontana delle emozioni. Qui è successo un bicchiere dello yogurt, mezzo bicchiere della panna, un cucchiaio del miele, un cucchiaio della bicocca, un cucchiaio dell'uva passa, dei datteri. Tutto è molto semplice. Poi il miele, l'abbiamo già detto. Ah, le spezie. Un po' di cardamomo, però il doppio della cannella. Ci dà il vigore. E questo si chiama elisir.